No, abbiamo appena visto la vittoria per quello che riguarda la categoria Elite Under 23, ovvero quella di Felice. Una vittoria probabilmente più d'astuzia che di altro, no? Abbiamo detto della bravura di Stefanelli nella prima gara della giornata, ovvero quella quando si è spezzato il gruppo di essere lì. Però abbiamo detto anche della bravura e abbiamo bisogno dire del fatto che si sono fatti cogliere impreparati i vari treni, sia di Cataldo è dovuto uscire velocissimo ed è arrivato lì, quindi vuol dire che avrebbe vinto, però purtroppo succedono anche questi. Bravissimo il corridore diretto da Scarselli, che all'ultima curva lo ha incitato veramente, probabilmente era lì il pezzo che lo aveva battezzato lui. Ha fatto un corsone veramente, Francesco Di Felice se lo merita. Intanto abbiamo visto una delle immagini più belle che abbiamo visto prima, è stato il circuito inondato dai bambini, perché veramente sta per partire la ultima gara della prima giornata, la categoria giovanissimi, poi domani si partirà con la categoria esordienti, primo e secondo anno insieme, maschili. Intanto partono i G0 ed è Federico Micheli con Massimo Fogli a dare il via in questo momento. G0 o promozione ciclismo? Promozionali, seguiti dai propri direttori sportivi, dai propri familiari, insomma questa è una cosa che ormai si fa da anni, non c'è bisogno di spiegare che cosa è, un giro del percorso è anche sufficiente per loro, quindi vedremo, non c'è una vittoria, non c'è dei premi o delle classifiche, vengono premiati tutti indistintamente perché è anche giusto così per me. Personalmente penso che anche nei giovanissimi bisognerebbe levare le classifiche e pensare di più a premiare un po' tutti, perché probabilmente è più un fatto di aggregazione. Però intanto vediamo l'arrivo di tutti i bambini di tutti i bambini della G0, perché chiamiamola così, e non promozione ciclismo, della categoria G0. Li stiamo vedendo alla conclusione tutti. Erano veramente tanti, ma bisogna dire che sono stati tanti. Quelli che si sono riversati qui a Pontegola, 327 gli iscritti a questa manifestazione di Pasqualando, la Pasqua pedalando, no? Come si dice, un'idea nata l'anno scorso ma che poi è stata portata avanti. E io credo che l'unico modo per portare avanti una cosa come questa, intanto sta arrivando ora sotto il traguardo l'ultimo bambino della categoria G0, e chissà che magari un giorno lo vedremo, non era l'ultimo, però comunque sia chissà che un giorno non lo vedremo sulle pietre del nord, no? Visto che il cognome che porta è Bartoli, chissà magari se un giorno lo vedremo sulle pietre del nord. Dicevo, probabilmente per riuscire a fare un'organizzazione così diciamo perfetta, o di riuscire in una cosa del genere, 12 corse in 2 giorni, probabilmente bisogna avere un affiatamento incredibile. E quando lo si conosce Federico Micheli e tutta la gente che c'è dietro, abbiamo visto solo alcuni di quelli che sono lì, Francesco Zingoni, Francesco Zingoni, Fabrizio Arzilli, Roberto Scecchi, Daniele Brotini, poi c'è tutto il gruppo della San Miniato Santa Croce, che ovviamente Fabio Costagli, Chedra, comunque sia, sono tutti, perché veramente non è una società sola. Intanto la G1 e G2 femminile si è schierata per partiranno insieme. Dicevo del fatto che chiaramente quando non c'è solo l'Unione Ciclistica Santa Croce, perché quelli che ho nominato sono più della parte della Santa Croce, però Franco Biagini con la San Miniato Santa Croce, con Massimo Fogli, con tutti i collaboratori, insomma due società che sono ben amalgamate e riescono a fare due giorni così, perché probabilmente c'è anche tanto affiatamento, rispetto l'uno per l'altro, e solo così si può fare. Intanto Mauro Renzoni, vicepresidente vicario del Comitato Regionale Toscano, ha dato il via alla gara della G1-G2 femminile, perché erano insieme, quindi andremo anche a vedere quello che sarà poi l'arrivo per quello che riguarda le due categorie. Intanto andiamo proprio anche ad elencare la vittoria per la G1 femminile di Cristina Emilia Gaggioli dell'Empolese, avanti a Beatrice Alberti della Vangis Amaricambi il Pirata, terza Chiara Conforti del Team Valdinievole, quarta Emma D'Annibale della 1ABC per tutti e quinta Amanda Fedi della Polisportiva Mille Luci. Per la G2 femminile invece è stata Viola Marzocchi della 1ABC per tutti, che abbiamo visto prima tagliare il traguardo a vittoriosa, davanti a Martina Batolla della Fabio Marco Foreve, terza Ginevra Bendinelli del Team Valdinievole, quarta Matilde Bottai della Coltano
Milano Grube Costruzioni, quinta Nicole Raglianti della Ciclistica Cecina e sesta è arrivata Azzurra Guerrieri della Costa Etrusca. Questi sono ovviamente i primi due della formazione, le prime due gare, anzi sono corsi insieme, e quindi questo è l'ordine d'arrivo finale con la questi classifiche. Tanto e bisogna dire che sono, abbiamo detto, no, 327 su per giù il numero degli iscritti a questa gara, nonostante, diciamo, ora ok, non era Pasqua, perché Pasqua magari è domani, però comunque sia, sono stati tanti per essere una giornata del genere. Avere tanto ancora tanti gli sponsor, che bisogna dire che sono stati, che hanno voluto riconfermare, magari altri sono arrivati nuovi per aiutare questa manifestazione. Intanto la G1 maschile che si schiera in questo momento per la imminente partenza, G1 maschile, come detto, infatti lo vediamo. Dicevamo anche gli sponsor che hanno ovviamente voluto rinnovare il proprio impegno e la vicinanza a queste due società che hanno organizzato Pasqualando, ma anche ovviamente hanno voluto dare un segnale importante, e poi vedremo la giornata di domani quello che sarà lo spettacolo del giorno di Pasqua. Intanto pronti, li vediamo, bellissimi, sorridenti questi bambini che stanno per prendere il via. Ricordiamo un giro solo del percorso anche loro, vediamo. Pronti a dare, ed è Federico Micheli, presidente dell'Unione Ciclistica Santa Croce, che dà il via a questa seconda, diciamo terza gara, perché G0 non è proprio una gara con le classifiche, però comunque sia. Sono partiti ufficialmente, vediamo che Massimo Fogli, che dà una mano a un bambino per ripartire. Anche questo Massimo Fogli, che fa parte della Ciclistica San Miniato Santa Croce, che è nella commissione regionale giovanile, che ovviamente, diciamo, è anche per quello che riguarda l'organizzazione, anche per come sponsor la Patrì. E intanto vediamo l'arrivo vittorioso di Francesco Bertone del team Val di Nievole davanti a Marco Francese della Empolese. Poi terzo, eccolo qui, la volata, Gabriele Baldini della Fabrimar Marco Forever davanti a Alessio Martinelli del Velo Club Carrara 1961. Quinto è arrivato Andrea Duro della Vangi Samaricambi il Pirata, e sesto è arrivato Edoardo Amato del Una Bici per Tutti. Questo ovviamente per quello che riguarda la categoria della G1 maschile, quindi dopo questo vedremo lo schieramento della G2 per la conclusione di questa prima giornata, perché questa, ricordiamolo, sono due giorni intensi, no? Passare la Pasqua, non sapete che fare a Pasqua. Pasqua c'è Pasqualando, e quindi ormai è diventato veramente un appuntamento fisso, e chissà che magari per il prossimo anno ci siano delle novità, chi lo sa. Conoscendo Federico Micheli e Franco Biagini, i due presidenti, con, come le chiamo io, le loro bande, magari si inventeranno qualcosa per il prossimo anno di nuovo, chissà. Quest'anno c'è il Paralimpico, il prossimo anno magari, chi lo sa che cosa metteranno in scena per Pasqua. Altri arrivi e altri applausi per questi bambini della G1 che stanno concludendo. Ricordiamo sempre che i giovanissimi sono veramente il futuro del ciclismo, perché sono realmente loro da dove dobbiamo partire. Intanto G2 maschile che si è schierata in questo momento, anche per recuperare quello che è poi il ritardo con le altre, perché siamo già, diciamo, le altre sono già andate un po', abbiamo fatto G1 maschile e femminile, ora sono le due. E intanto vediamo che si stanno schierando i vari tecnici, che stanno, i vari direttori sportivi, che altro stanno parlando con questi bambini fino all'ultimo, giusto così, per quello che sarà la G2 maschile. G1 e G2 femminile, ricordiamo, hanno corso insieme. Ricordiamoci anche che è solo la prima giornata, lo ripeto per l'ennesima volta, l'ho detto 100 volte, perché domani esordienti primo e secondo anno insieme maschili, allievi maschili, esordienti primo anno, esordienti secondo anno femminili divise per l'assegnazione anche della maglia del trofeo rosa, e poi ovviamente le allieve femminili, e poi in finale la gara della handbike, settore paralimpico, e lì ovviamente vedremo anche
pronti a partire. Questa nuova, faremo vedere, no? Anche questa cosa che sta, questa disciplina che sta prendendo sempre più piede, e delle persone probabilmente che ci possono insegnare molto loro sono. Intanto partenza per quello che riguarda la categoria G2 che sono partiti in questo momento. Quindi aspettiamo solo di vedere come andrà. Per ora vedremo anche un attimo, altro ricordiamo lo sponsor anche tra i tanti, anche quello della Patrì. E intanto stiamo vedendo un attimino quello che è la conclusione di questa G2 maschile, volata, una piccola mini volata per i due bambini che hanno concluso G2 maschile, che è stata vinta da Santiago Bicchi della Donoratico davanti a Zeno Bertolucci della Capannori, il gruppo sportivo Capannori. Poi terzo Lorenzo Mantelli della ciclistica San Miniato Santa Croce, quarto è arrivato Tiago Parri della ciclistica Cecina, quinto Biagio Nicolò Cal della GCT, mentre sesto è arrivato Francesco Brucini del gruppo sportivo Butese. Questi sono ovviamente per quello che riguarda la G2 maschile. Stanno ancora arrivando altri, abbiamo detto della tra l'altro il secondo posto per una nuova società che si è affacciata quest'anno, il gruppo sportivo Capannori si è affacciato quest'anno, diciamo che si è affacciata quest'anno per quello che riguarda avere anche dei tesserati, però comunque già dall'anno scorso stava facendo organizzazione di gare, perché l'apertura esordienti, la giornata laggiù con esordienti allievi a Capannori l'aveva già fatta l'anno scorso, poi quest'anno anche dei tesserati, quindi diciamo che il progetto giovanile di Gabriele Matteucci e del gruppo sportivo Capannori si sta sempre di più espandendo. Intanto vediamo gli altri arrivi della categoria G2, poi ora vedremo lo schieramento della categoria G3, e poi piano piano vedremo anche, andremo a conclusione di quella che è la giornata, però solo diciamo che questo è solo l'antipasto. G3, la prossima saranno G3 e G4 femminile, correranno insieme, come anche la G5 e G6 femminile correranno insieme, anche perché sono tante e bisogna rispettare comunque i protocolli e soprattutto anche le ordinanze che ci sono. C'è un orario da rispettare per la chiusura della strada, poi ovviamente è finito quel tempo lì, no, per spiegare, bisogna arrivare, ecco perché probabilmente si sta facendo correre per velocizzare la cosa. Eccole qui le bambine della categoria G3 G3 e G4 femminile che si sono schierate in questo momento, pronte per la imminente partenza per loro. La cosa più bella di questi bambini, bambine in questo caso ovviamente, è il bellissimo viso che hanno, il bellissimo sorriso che riescono a tirar fuori, no? Bellissimo, credo che non ce ne sia neanche bisogno di vedere quello che è, veramente bellissimo, veramente hanno un sorriso unico questi bambini, penso sia la categoria più bella. Federico Micheli pronto a dare il via, ad abbassare la bandierina che vediamo se si abbassa ora, quindi applausi, solo applausi per queste bambine in questo caso. Quindi sono partite tutte le bambine della G3 e G4 femminile. Prima curva affrontata, quindi gruppo abbastanza folto. Vediamo che c'è anche un po' di musica sul palco con il vicepresidente vicario Mauro Renzoni, in vena ovviamente anche così folcloristica. È pasqualando, è anche questo. Quello che state vedendo è anche questo. Intanto passa in questo momento in testa alla corsa. Intanto c'è l'arrivo. L'arrivo della G3 G4, vittoria totale e della sua categoria di Matilde Mannelli della Vaiano, secondo posto di Sofia Bacci della G4, poi terza Camilla Guerrieri della Una Bici per Tutti, quarta Greta Arrighi del Team Stradella, quinta Greta Gorga della
Borgonovo e sesta Agnese Sabato della Berti Mobili Benassi. Questa è la G4 femminile. G3 femminile vinta da Adele Lorenzoni dell'Olimpia Valdarnese davanti a Bianca Maioli della Ciclistica San Miniato Santa Croce. Terza Carolina Moriconi della Veloclub Scuola Ciclismo Empoli. Quarta Greta Pollacchi della Vaiano Bike. Quinta Emma Lazzereschi della Coltano Grube Costruzioni e sesta Irene Benedetti della Berti Mobili Benassi. Questi sono gli ordini di arrivo. Ecco, dicevo prima che Pasqualando è anche questo, avete visto Mauro Renzoni ballare sul palco, e io ho detto che Pasqualando è anche questo, perché Pasqualando è una due giorni di fatica, una due giorni in cui diciamo ci si impegna, in cui si lavora, però c'è anche un modo diciamo spensierato di fare le cose, in cui si fa le cose seriamente, ma comunque sia sempre con il sorriso in faccia. È veramente è anche questo Pasqualando, probabilmente è questa anche la forza. Intanto si stanno concludendo gli arrivi per quello che riguarda la G3 G4 femminile. Abbiamo detto i due ordini di arrivi per quello che riguarda. Adesso ci sarà la G3 maschile. Adesso ci sarà la G3 maschile, poi vedremo anche gli altri ordini via via, tutti gli altri, per la conclusione di questa giornata, con anche l'assegnazione per le sommità. Adesso ci sarà G3 maschile, poi dopo G4 maschile, poi la G5 G6 femminile insieme, poi G5 maschile, G6 maschile, prima batteria e G6 seconda batteria, per il problema che la G6 erano molti, quindi hanno dovuto dividere, dovranno dividere le due batterie. Eccoli qui che si schierano, i G3 della categoria, i G3 maschili. Maschile, G3 maschile. Pronti alla partenza, un po' ovviamente l'apprensione sono sia per i direttori sportivi sia che per i genitori, che ovviamente vedono partire purtroppo il tempo, speriamo che regga, perché in questo momento è arrivato un po' di grigio, un po' di nuvole sono arrivate a coprire. Anche Sandro Manzi non è voluto mancare, qui è diventato nonno da un po', quindi anche lui è venuto a vedere questi bambini, magari chissà che un giorno ci sia anche il nipotino a correre. Sandro Manzi, che non è voluto quando ci sono le corse, anche se non è di servizio, viene sempre a vederle. E devono partire anche, sono partiti in questo momento, viadato da Arianna Bandinelli della anche lei della commissione regionale giovanile, come anche Massimo Fogli, quindi dato il via. Come potete vedere c'è un po' di sole, ma insieme c'è anche diciamo un po' di grigio ci sono, e dobbiamo dire, ecco la bellezza, ho detto prima, no? Pasqualando è questo. Intanto l'arrivo della categoria G3 maschile, e dobbiamo dire che è un po' una doppietta, se possiamo dirla, perché aveva già vinto a Montecatini, la prima a Montecatini, quindi vittoria per Elia Simi della Polisportiva Albergo Oliveto, secondo Lorenzo Milani della Vaiano Bike, terzo Alessandro Giannini della Costa Etrusca, quarto Dario Picariello del team Valdinievole, quinto Cristian Bartolli della Butese e sesto Filippo Calandroni della Ciclistica San Miniato Santa Croce. Adesso ci sarà la G4 maschile subito dopo, ecco. No, dicevo, qui vediamo che chissà un giorno se sarà un campione anche lei, perché quella che abbiamo visto in foto è piena di Umberto Orsini, che è venuto con la famiglia a vedere. Umberto è stato un corridore, è stato anche professionista con tra l'altro la Bardiani, quindi sicuramente sa, e chissà che un giorno anche il figlio voglia andare in bicicletta anche lei. Intanto altri, si sta concludendo la categoria G3. Eccolo qui Umberto con la famiglia, Umberto Orsini, proprio l'abbiamo detto, non è voluto mancare a vedere comunque sia il vecchio amore, non si scorda mai. Giusto, il richiamo della bici è sempre molto più forte. E intanto, prossima categoria è la G4 maschile, poi ci sarà G5, G6 femminile insieme, poi G6 G6 prima batteria e G6 seconda batteria. Sembra che regga il tempo, e il sole si sta facendo un po' di spazio tra le nuvole, quindi, e intanto stanno per partire i
il G4 della categoria G4 maschili, poi ci sarà la G5 ovviamente e G6 come detto femminile unite insieme, poi G6 maschili in due batterie. Poi vedremo ovviamente anche quello che sarà la conclusione di questa prima due giorni. Ciao Scarpino, allentato. Imminente è l'arrivo, finalmente il sole, veramente sembra che le nuvole siano andate via, sembra che si voglia veramente far spazio a quello che sarà il sole. Devo dire che avere così tanti partenti in una categoria di giovanissimi in un momento come siamo a Pasqua, quindi il giorno dopo è Pasqua, vabbè non è Pasqua oggi però comunque sia domani sarà Pasqua, vuol dire, e avere anche corridori che vengono, bambini che vengono da fuori regione, perché c'è la ciclistica trevigliese, abbiamo visto la Vangis Amaricambi, cioè vuol dire che l'impegno è stato ripagato, quindi penso che gli organizzatori possano essere contentissimi, soprattutto per quello che riguarda i giovanissimi, anche le altre categorie, ma giovanissimi specialmente, che magari se più piccini possono essere contenti. Intanto, via, sono partiti, Federico Micheli con la bandierina ha fatto partire i bambini della categoria G4 maschile. Adesso toccherà a loro vedere, vedremo anche l'arrivo per quello che riguarda la categoria G4 maschile, come detto, poi vedremo la femminile G5 G6 unita. Due giri al tiro. Tanti veramente, il pubblico, vabbè, non è mancato perché chiaramente non poteva mancare il pubblico con della gente, vediamo che tanti sono venuti anche con il, come si dice, con il camper per rimanere. Intanto festeggia la vittoria, abbiamo visto Lorenzo Cantini del Velo Club Scuola Ciclismo Empoli davanti a Eric Gamba della ciclistica trevigliese, terzo Diego Anton Giovanni della San Miniato Ciclismo, quarto Cristian Velai dell'Appenninico 1907, quinto è arrivato Eracle Seneci della Gastone Nencini e poi Gian Maria Berti della Berti Mobili Benassi, chiude in sesta posizione. Queste ovviamente sono le prime posizioni di quello che è anche, che è ovviamente stato questo, vedremo quello che succederà da qui alla fine. Stanno concludendo, vedete che nella categoria non c'è l'inizio gara e la fine gara, ci sono due moto, una per segnalare l'inizio gara e l'altra per segnalare il fine gara. Una volta, cioè ora è bellissimo vedere le gare dei giovanissimi per un motivo, no? Si vede tutti questi stand di tutte le formazioni che vengono attrezzatissimi con i gazebi e tutti, quando magari si torna indietro anche a 15-20 anni fa non c'erano, non c'era ovviamente quello che c'è ora esattamente. Intanto G5 e G6 femminile pronte alla partenza per quella che sarà la conclusione delle batterie femminili. Poi per quello che riguarda poi la categoria maschili ci sarà ancora G6 maschile e G5 maschile e G6 in due batterie, quindi ancora tre gare dopo questa da vedere, quindi da restare con noi per vedere come andranno le ultime tre gare di questa giornata, anche se questa è da così, quindi ultime quattro, questa più altre tre pronte. Altra formazione che abbiamo detto, le due formazioni, ma anche il team Cesaro è presente, formazione campana che insomma ha già festeggiato con gli esordienti la prima gara nazionale, quindi la formazione campana che non manca mai di fare trasferte anche per i più piccoli, anche per queste due giorni di Pasqua, festeggiare insieme magari con la Pasqua. Sono partiti intanto, sono quasi, stanno facendo il giro. E adesso c'è la volata finale, vediamo per la G5 G6 femminile, vediamo chi andrà a trionfare. Sono due bambini, sembrano che si vadano a duellare per la vittoria, vediamo, ed è, sembra, vorrei sbagliarmi, ma è il gruppo sportivo Capanno Riene che va a vincere la gara totale, quindi può essere felice Gabriele Matteucci, è Sveva Bertolucci che vince la gara totale, però vince anche la sua batteria G6, seconda posizione per la G6 femminile Aurora Di Francesco della Vangis Amaricambi il Pirata, terza Sofia Macchi della ciclistica Cecina, quarta
Micchi, scusate, Sofia Micchi, quarta Nina Lisorini della Ciclistica Cecina, quinta Livia Rossi della Vangis Americambi il Pirata e sesta Asia Genovese della Bessi di Calenzano. G5 femminile vince Emanuela Sferragatta del Team Cesaro davanti a Chiara Certi della Ciclistica San Miniato Santa Croce, poi in terza posizione Emma Tappinassi dell'Olimpia Valdarnese, quarta Emma Lepore della Donoratico, quinta Carlotta Nesi della Empolese e sesta Giovanna Conte del Velo Club Scuola Ciclismo Empoli. Queste sono le prime ovviamente della categoria G5-G6, quindi abbiamo chiuso con le categorie femminili e adesso si andrà con le categorie maschili G5 e G6, quindi G5 da soli, poi G6 due batterie perché purtroppo, come abbiamo detto, è mancato un po' di fortuna, forse proprio per quello, però speriamo di ritrovarsi al più presto. Speriamo di trovarci al più presto. Vedremo che cosa succederà poi con quello. Intanto sono partiti G5 femminili, G5 maschili, scusate, sono partiti, mi sto un po' incartando per così queste partenze, quindi G5 maschili sono partiti. Terza ultima gara, perché poi ce ne sono ancora altre due dopo questa. C'è l'arrivo in questo momento dei G5 maschili, vediamo anche come andrà a concludersi, e va a vincere con una volata Andrea Racca della Ardens Cycling Team davanti a Edoardo Stefanini della Coltano Grube Costruzioni, terzo Gabriele Cavallini del Team Valnievole, quarto Mattia Meniconi della Polisportiva Albergo Oliveto, quinto Giuliano Salimbeni scusate, davanti San Maricambi, sesto Diego della Polla della Ciclistica San Miniato Santa Croce. Questi sono l'ordine d'arrivo dei G5 maschili e adesso siamo con le due batterie della categoria G6 maschile, quindi abbiamo le due batterie dove vedremo anche chi andrà a trionfare, vedere poi anche che cosa succederà. Pronti veramente, è la penultima questa, penultima partenza per quello che riguarda la partenza maschile e anche per quello che riguarda la conclusione di Pasqualando. Vediamo via che è partita anche questa penultima manifestazione, siamo vicinissimi alla conclusione di questa questa prima giornata di Pasqualando, il sole sta un po' calando, quindi è chiaro che si va verso la sera, è un orario un po' particolare, vedremo l'arrivo ora della prima batteria dei G6 per vedere anche volata, è Francesco Martinelli che esce fuori testa a testa con un atleta della San Miniato, vediamo, va a chiudere, però vince nettamente il corridore del Team Valnievole Francesco Martinelli davanti a Ettore Mandriani della Ciclistica San Miniato Santa Croce, terzo Raffaele Sicchi, bravissimo, della Carube Progetto Giovani, quarto Mattia Jacopi del Pedale Toscano Ponticino, quinto Mirko Presti Giacomo della Donoratico, sesto Lorenzo Mazzocchi della Una Bici per Tutti. E adesso andiamo con la gara finale, siamo arrivati in fondo a questa giornata, la prima giornata di Pasqualando, siamo in fondo, veramente una giornata che si concluderà con questa gara finale, quella dei giovanissimi del G6 maschile, seconda batteria, quindi vedremo che cosa succederà, sarà l'ultima gara della giornata, però non è l'ultima, lo ripeto ancora, è solo l'antipasto prima del dolce, perché domani è Pasqua e domani si vedrà. Sono partiti in questo momento, è stato Tordiglione a dare il via alla gara, della ultima gara della giornata. Come detto, non è finita perché domani ci sarà, diciamo, il gran finale di questa due giorni e vedremo ora tra un po' anche l'arrivo finale per quello che sarà Pasqualando. Intanto vedremo l'arrivo ora della G6, vediamo volata maglia della Coltano Grube, mi sembra davanti sia Marini, sembra essere Tommaso Marini davanti a tutti, si è preso nettamente la testa Tommaso Marini e va a trionfare senza alcun problema Tommaso Marini della Coltano Grube davanti a Leonardo Leonetti della Castel Fiorentino Banca di Cambiano, terzo Marco Lepri della Ciclistica San Miniato Santa Croce, quarto Francesco Frasconi della Pedale Toscano Ponticino, quinto Pietro Casalini della Butese e poi è arrivato Mattia Alberti del Team Stradella
in sesta posizione. Questa, ovviamente, vediamo i due dottori della manifestazione, qui anche il dottor Antonio Stinchetti era quello sulla destra, vediamo anche che cosa. Ripeto, questo è lo bellissimo scenario. Noi con queste immagini vi lasciamo alle interviste, vi diamo appuntamento domani. Siamo con Ruggero Cazzaniga, vicepresidente della Federazione Ciclistica Italiana, qua a Ponta Egola per una o due giorni. Oggi ovviamente è la prima giornata di Pasqualando. Una cosa un po' nuova, no? Che si è fatta qui a Ponta Egola già dall'anno scorso, una Pasqua pedalando. Quindi insomma anche queste iniziative non possono che essere ovviamente d'orgoglio per voi. Assolutamente, infatti un infinito ringraziamento a chi si impegna per queste manifestazioni, tra virgolette, comprendendo tutte le categorie, facendo questa grande manifestazione, questo impegno, un ringraziamento anche alle amministrazioni che ci permettono di fare questo, e chiaramente questo è un modo diverso per festeggiare la Pasqua, per stare tutti assieme, per fare sport e per far sì che ci sia appunto questa opportunità di far vedere il ciclismo anche all'interno dei paesi. E quindi questo è un grazie davvero a tutti quanti voi. Simone Coltelli, assessore allo sport del comune di Santa Croce sull'Arno. Allora, si sa che il classico che si organizza ovviamente è quello del cuoio e pelli, però ormai da un anno, perché già l'anno scorso, questo è il secondo anno di questo Pasqualando, la Pasqua pedalando, neanche a Pasqua si può stare senza bici qui. No, vabbè, la solita organizzazione che fa appunto il Gran Premio Cuoio e Pelli, e quindi è giusto sostenerli, perché è venuta una manifestazione penso unica in tutta Italia, quindi si vede anche dal successo, insomma, oltre 350 ragazzi del giovanile e poi le categorie under, femminile, insomma è stata una partecipazione record, credo. Siamo con Fabrizio Arzilli, vicepresidente dell'Unione Ciclistica Santa Croce sull'Arno. Allora, sappiamo che voi siete abituati come sempre al cuoio e pelli, che ormai è storico, oltre 70 anni di storia, però da un anno insieme alla Ciclistica San Miniato Santa Croce portate avanti questo Pasqualando, no? La Pasqua pedalando qui a Ponta Egola, anche quest'anno tantissime categorie e soprattutto tanti iscritti. Sì, è stata una scommessa fra di noi, se eravamo capaci di fare un evento diverso da tutti, cioè una cosa che in Italia non era ancora mai stata realizzata. L'anno scorso siamo partiti un po' zoppicanti, però siamo rimasti soddisfatti, ci abbiamo lavorato sopra durante l'inverno e quest'anno penso che sia riuscita molto bene. A livello di iscritti siamo più che soddisfatti, abbiamo trovato diversi sponsor che ci hanno dato una mano e ci siamo impegnati tanto e credo di aver allestito una bella manifestazione. Francesco Zingoni, ti conosciamo ovviamente come direttore di corsa, come stai indossando la tua divisa, però oggi diciamo qui a Pasqualando diciamo è stata anche un po' una tua idea, no? Quella, la mente che ha trascinato poi tutta la famiglia dell'Unione Ciclistica Santa Croce sull'Arno e la Ciclistica San Miniato Santa Croce. Sì, diciamo l'idea è nata così su una battuta, poi dalla battuta siamo arrivati alle cose serie e poi siamo arrivati a queste due giornate. Questo lo posso così dire, non finisce qua, stiamo studiando, stiamo pensando anche a delle novità, se riusciremo a riproporre Pasqualando anche nel 2024, a delle novità anche tecniche. Mi fermo qui perché più di questo non posso dire.